amici, amiche, concittadini tutti, grazie per essere intervenuti qua stasera a quella che è la chiusura della nostra campagna elettorale, la chiusura della campagna elettorale della lista del Popolo della Libertà. Chi vi parla questa sera si parla in una doppia veste, di candidato al Consiglio Comunale e di candidato al Consiglio Provinciale. Più avanti nel mio discorso dirò il perché di questa scelta. Sicuramente la scelta prioritaria e la primaria è perché amo il mio paese e perché amo la mia provincia. Voglio anche dire che se vengo eletto alla provincia, il mio impegno, il mio sostegno, il mio aiuto al programma Piacerato Buono e il Popolo delle Libertà sarà totale. Lavoreremo sia io e il mio collega Riccardo Messina come già abbiamo fatto in questi 5 anni. Le pagine dei verbali, i consigli provinciali sono pieni dei nostri interventi e della nostra fattività per la provincia. Sicuramente porteremo avanti anche questo programma, lo porteremo avanti fino in fondo, porteremo avanti quelli che sono i problemi e le problematiche della zona montana del nostro paese, la viabilità, il Frigo Macello, lo svincolo sulla Mare Monti per Canicattini, lo svincolo dell'autostrada, la strada di Falabbia che è posta da 5 anni e che ci stiamo battendo da tanto tempo per farla finire, e sicuramente questo progetto andrà in porto. Poi voglio dire anche una cosa, che anche noi ci batteremo sicuramente per gli impianti sportivi, anche noi siamo di Palazzolo e Palazzolesi e auguriamo a Palazzolo Calcio che possa vincere e possa andare pure in Serie B. Non siamo extracomunitari noi, siamo di Palazzolo Greco pure noi. Ora io non voglio usare ancora dei toni polemici, la polemica a me non mi va. Io dico, passo il tempo sempre con voi, dedico il mio impegno, la mia presenza, il mio tempo a Palazzolo e ai palazzolesi. Voi lo sapete tutti, la mia porta è aperta 24 ore su 24 ore. Il perché della mia scelta di far parte e di correre in questa competizione elettorale con il candidato a sindaco, dottore Guglielmino, e con la lista del Popolo delle Libertà è sicuramente molto importante, fondamentale per il bene dei nostri cittadini e per il futuro del nostro paese. Ma prima di continuare il discorso voglio precisare che di questa lista fanno parte altri 3 partiti o movimenti, e sono la Democrazia Cristiana, la destra, il Movimento per l'Autonomia Sud. Ed è di questo movimento che fino al 16 giugno ne sono il massimo rappresentante politico a Palazzolo, scusate se poco. E non è affatto vero che non... E non è affatto vero che non mi è stato concesso e dato il simbolo del partito per mettere in lista. Abbiamo optato per un altro simbolo, non perché non ci piaceva il simbolo dell'Autonomia Sud, ma per altri motivi che saranno spiegati in seguito. Ma torniamo alla mia scelta di aiutare il candidato dottor Guglielmino, candidato a sindaco. Il nostro vedere è un progetto politico forte, è un progetto politico di sviluppo, di crescita, di rinnovamento per la nostra città. La nostra lista è formata da giovani, da professionisti, da uomini che hanno voglia di lavorare per il nostro paese. Credo che questa lista è l'unica alternativa valida, solida, per il cambiamento e il futuro di Palazzolo e dei palazzolesi. Vedete, per me la politica è realizzare, capire, stare vicino alla gente, capire le loro esigenze, rappresentare le loro istanze, discutendo con loro, dei loro progetti, di cosa vorrebbero per loro e per i loro figli. In questi mesi si sta facendo tanto clamore intorno a me, come se l'unico candidato da battere a Palazzolo sono io, come se le disgrazie di Palazzolo sono io. Intorno a me quindi c'è tanto clamore. Perché ho cambiato tanti partiti? Perché corro con 2 simboli? Perché ero con l'Italia dei Valori? Perché va sempre con i vincenti? Vedi, caro amico candidato nella lista della sinistra, Arcobaleno, sono i partiti che vengono con me, perché dove vado io vinciamo sempre. Voglio anche ricordare a questo mio caro amico, amico d'infanzia e amico che stimo moltissimo, che ci sono onorevoli che erano con me con l'Italia dei Valori
e non hanno condiviso come me il progetto politico, perché era per la nostra provincia, per la nostra regione, per il nostro paese, era ed è un progetto fallimentare. Quindi non era un progetto da appoggiare per sempre. Ora voglio ricordare anche che alcuni di questi amici sono diventati onorevoli nelle file di altri schieramenti politici, ma erano con l'Italia dei Valori, hanno cambiato, si sono sentiti il dovere di cambiare e hanno indovinato. Ci sono anche altri amici di cui non se ne parla, cari ragazzi, amici e candidati che sono nella lista di sinistra, altri amici che appoggiano la lista civica del candidato a sindaco cosiddetta, ma forse non se ne parla perché non se ne vuole parlare, non si vogliono fare conoscere, non si vuole fare conoscere il loro passato politico, la loro storia. Questo non è giusto, cari amici. Poi dico, ci sono anche altri personaggi politici di alto livello, sono stati sottosegretari, sono stati onorevoli, hanno cambiato 100 volte più di me, hanno fatto della politica una loro opportunità. Ora un accenno breve lo voglio fare sempre a quel mio amico, candidato al Consiglio Provinciale. Se parla di voto utile, che con 400-500 voti forse si ritiene di essere eletto, vedete, questa è pura fantasia. Ci vogliono migliaia di voti, ci vuole spirito di sacrificio, ci vuole la fiducia che sia stata meritata nel tempo da parte degli elettori. Non è battendo ore, uscendo ore in campagna elettorale, battendo le pacche sulle spalle, le mani sulle spalle della gente, salutando, che si riconquistano i voti. Ci vuole spirito di sacrificio e di abnegazione per la gente. Il nostro programma è stato fatto in collaborazione ed in piena unità di intenti sia con noi candidati e sia la gente della società civile, di amici che ci sostengono, e sono tanti, credetemi, sono veramente tanti. Hanno aiutato a sedire il nostro progetto commercianti, artigiani, operatori turistici, liberi professionisti e tutte le altre categorie di lavoratori presenti nel nostro territorio. Abbiamo preparato e condiviso un programma serio, un programma improntato sia al presente che al futuro del nostro paese. È un programma che si può e si deve realizzare. Io, per questione di tempo e per dare spazio anche agli altri che debbono parlare, voglio solamente parlare di un punto del nostro programma al Consiglio Comunale. Il nostro, dicevo, è un programma ben articolato in tutte le sue argomentazioni, in tutti i suoi punti. Però per questione di tempo, ripeto, posso parlare solamente di un punto, ed è quello che riguarda le politiche sociali, i rapporti con le associazioni di volontariato e segnatamente di protezione civile, visto che il nostro territorio ad alto rischio sismico, e quindi avere una buona organizzazione, un buon programma di protezione civile per noi è importante. Noi vogliamo fornire un'adeguata professionalità in un campo così importante, qual è la protezione civile, a tutto il personale comunale, promuovendo corsi di formazione a costo zero, tramite la stipula di un protocollo d'intesa con il Dipartimento regionale di protezione civile. Vogliamo aggiornare i piani di protezione civile, vogliamo sedire una mappatura completa del rischio di emergenza per il rischio incendi di interfaccia. Vogliamo attivare tutte quelle procedure affinché le associazioni si presentino a Palazzolo e iscritte nel registro regionale ottengano la concessione in uso a titolo di comodato gratuito di attrezzature e mezzi acquistati dal Dipartimento regionale della protezione civile. I contributi per l'acquisto di attrezzature, mezzi, per interventi di manutenzione e per la gestione dei beni stessi. Vogliamo anche che si possano avere dei contributi per lo svolgimento di corsi, di esercitazione, convegni o altre iniziative finalizzate all'addestramento e alla formazione dei volontari. Vogliamo che sia dato anche rimborso, anche parziale, delle spese sostenute in occasione di interventi, di attività di protezione civile regolarmente autorizzate. Vogliamo l'integrazione dei volontari nel sistema SIST, Sistema Informatico Territoriale, del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Vogliamo creare una sede wifi cittadina per consentire una chiara e tempestiva comunicazione in caso di emergenza ad uso gratuito per i gruppi di volontariato. Vogliamo attivare tramite i vertici politici regionali, nazionali, le procedure che consentono a quest'ultimo di essere inserito nell'elenco delle associazioni a cui è possibile destinare l'8 per mille della dichiarazione dei redditi. Vogliamo costituire un'associazione di volontariato
dei vigili del fuoco in congedo e volontari per incrementare e qualificare maggiormente il sistema di protezione civile del nostro comune. Ora passo al perché della mia candidatura alla provincia, alcune cose le ho accennate all'inizio del mio discorso. Io mi sono candidato come consigliere provinciale nelle file del Movimento per l'Autonomia Sud, del quale movimento mi onoro di far parte, condividendo sia il progetto politico che le direttive date dal nostro leader, onorevole Raffaele Lombardo, presidente della Regione Sicilia. Ecco perché è importante che la provincia vi siano candidati, punti di riferimento credibili, spendibili, disponibili dalla mattina alla sera. Ed è solo così che, lavorando in sinergia col Comune, con la Provincia, con la Regione e il Governo nazionale, si può realizzare il nostro programma, che si vede un programma di rinnovamento, di sviluppo, di cambiamento per il nostro Paese. Volevo ricordare, e concludo, a chi dice che io alla Provincia non abbia lavorato bene, dico che mi sono anche occupato di tutto quello che riguardava la nostra zona montana. Ho portato avanti sia con mozioni, con interpellanze, con interrogazioni, con convocazioni ordinarie di consigli provinciali, ad esempio problematiche aventi come oggetto l'agricoltura della nostra provincia. Purtroppo il poco tempo che ho a disposizione non mi permette di leggere tale mozione. Comunque il contenuto e qua nelle mie mani posso darlo e farlo vedere a chiunque. Per non parlare poi delle battaglie fatte in consiglio comunale con altri colleghi consiglieri provinciali, abbiamo sostenuto e portato avanti con battaglie contro la privatizzazione dell'acqua. Sapete benissimo che il nostro comune, come tutti i comuni della provincia, non possono più gestire l'acqua. L'acqua l'abbiamo venduta, l'acqua l'abbiamo regalata. Questa cosa mi consentirà un danno economico grave, gravissimo per i nostri bilanci familiari. Ve ne accorgerete fra un paio d'anni. Vi prego di conservare le bollette di oggi e andarle a confrontare con quelle che si saranno date fra un paio d'anni. Per non parlare poi di tante altre cose, viabilità, famiglie, anziani, occupazione, il problema dei disabili che nessuno vuole affrontare. Noi in provincia, con Riccardo Messina, l'abbiamo affrontato. Continueremo pure ad affrontarlo e lo faremo con gioia, con dedizione e con dovere, perché siamo anche obbligati a rivolgere la nostra attenzione soprattutto a questa categoria. Scusatemi se ho parlato tanto, non è mia abitudine parlare, a me piacciono i fatti e non le parole, a me piace realizzare. Vedete, per me a Palazzolo non è venuto nessun onorevole, nessun esponente politico, nessun cantante, nessun attore a sponsorizzare la mia campagna elettorale. Gli unici che mi sostenete siete voi, grazie. Quindi, scusate, però un attimo Fabio Granata, l'onorevole Fabio Granata, poi con voi. Quindi vi invito a votare e sostenere la lista del Popolo delle Libertà ed il suo candidato a sindaco, dottor Salvo Guglielmino. Concludo con un pensiero che mi sta molto a cuore, cari cittadini. Quello che si fa per noi muore con noi, quello che si fa per gli altri non muore, resta immortale. Viva Palazzolo! Amici, concittadini, grazie ancora una volta per essere qui così numerosi, a dimostrazione, caro Salvo, di quella che è la manifestazione di affetto che in questi giorni abbiamo riscontrato contattando ognuno di voi singolarmente. Vedete, siamo giunti all'ultimo giorno, o meglio agli ultimi minuti della campagna elettorale, una campagna elettorale che per certi aspetti dettati più dalla stanchezza dei partecipanti sembra lunga ed estenuante, ma per altri aspetti, quelli riguardanti le problematiche che attanagliano i nostri territori, una campagna elettorale troppo breve per poter esprimere a fondo quello che è il nostro pensiero, quella che è la nostra idea di sviluppo dell'intero territorio. Vedete, in questi giorni noi, contattando ognuno di voi, abbiamo cercato di mettere al centro dell'attenzione del dibattito la politica, quella politica con la P maiuscola
quella politica che ha un solo fine, il bene comune. Abbiamo cercato di ridare centralità essenziale alla politica, perché siamo convinti che solo così possiamo crescere anche culturalmente, perché solo così noi possiamo poter colloquiare e dialogare anche con le parti a noi avverse. Vedete, l'incontro di stasera è quello di questi giorni, i comizi rionali, gli incontri fatti nei condomini, gli incontri avuti con le associazioni di categoria, non devono essere fini a se stessi, devono servire a tutti voi come stimolo, come pungolo per continuare a dibattere di politica, per continuare all'interno delle vostre famiglie, all'interno delle vostre aggregazioni umane, con i vostri amici, per continuare a dibattere di politica, perché solo così si risveglia la coscienza civica di un popolo. Perché solo così possiamo finalmente estirpare quel male che ha tagliato la nostra società, cioè le liste civiche. Quelle liste civiche che il nostro candidato sindaco ha ben definito nel suo primo comizio, definendole un coacervo di interessi personali. La sinistra con la quale in questi anni abbiamo dovuto dibattere, il centrodestra ha dibattuto anche con associazioni tra virgolette non politiche ma politicizzate, in termini di cultura, in termini di impegno sociale, in termini istituzionali. Ma ci siamo resi conto che alla fine tutto ciò non portava a nulla, perché dovevamo necessariamente alzare il tiro del dibattito politico, alzare necessariamente il tiro di quello che è lo scontro dialettico, riportarlo in quel vasto mondo che rappresenta la politica culturale ed educativa. Vedete, in questi giorni, parlando con ognuno di voi, in particolare con il mio amico che è qui in prima fila, l'avvocato Salvatore Lombardo, ci siamo posti delle domande. Abbiamo detto, negli anni trascorsi, quando esisteva la Democrazia Cristiana, c'erano le sezioni. Le sezioni all'interno delle quali si dibatteva, si litigava, si cresceva, si parlava del perché fare la piazza del popolo in un certo modo, del perché riprendere il prospetto del municipio di Palazzolo, del perché rifare in quel modo la villa comunale e il piazzale Marconi. Si dibatteva. Tutto questo è finito. Ed è finito perché si è perso, a mio avviso, non tanto quello che dicono tutti, la motivazione delle tangentopoli, che ha fatto uscire alla ribalta quello che era quel grave male della corruzione, ma si è perso tutto ciò perché la politica, no, ha perso il proprio fine, il proprio obiettivo, l'unico vero obiettivo, l'unica vera funzione della politica, cioè l'educazione dei popoli, cioè quella funzione pedagogica necessaria per far crescere le popolazioni. Devo necessariamente chiudere, ogni volta mi tocca di correre. Vedete, la politica con la P maiuscola deve riprendere la sua centralità, perché spetta alla politica il diritto d'agenda, perché spetta alla politica dettare i temi da dibattere. Non è possibile che oggi continuiamo ancora a discutere del nulla, continuiamo a parlare male dell'onorevole Granata, dell'onorevole Buffardeci. Vedete, in quei 7 anni in cui l'onorevole Granata è stato assessore ai beni culturali, mi permetto di dirlo io, Fabio, perché tu non eri presente, sei stato attaccato in maniera pesante, in quei 7 anni in cui tu eri assessore ai beni culturali, sono stati spesi ben 1.000 milioni di euro per i beni culturali e per il turismo di questa regione. E ben 2 nomination, chiamiamole così per usare la terminologia americana, UNESCO, tra cui anche Palazzolo. Allora, se questo significa non aver fatto nulla, se questo significa che l'onorevole Granata non è in grado e non sarà in grado di portare avanti le sorti di Palazzolo, e allora questi signori hanno ragione. Ma siccome tutto ciò rappresenta i fatti, la concretezza di cui prima parlava Sebastiano Giordano, della politica che noi intendiamo, e allora tutto ciò ha solo ed esclusivamente un obiettivo: portare Palazzolo in alto,
ai vertici di un tempo. Vedete, amici miei, proprio per questo motivo io invito tutti voi, il 15 e il 16 giugno, ad andare in massa a votare, a scegliere al governo della nostra provincia il nostro candidato alla presidenza, cioè l'onorevole Nicola Buono, a scegliere al governo del nostro comune il nostro candidato a sindaco Salvo Guglielmino, perché solo così possiamo arrivare alla nostra provincia un governo che si muova sinergicamente con il nostro territorio, con il nostro comune, un governo che finalmente ci ridia la dignità perduta, un governo che finalmente sia libero, forte e giusto. Allora, questa meravigliosa piazza, al vostro entusiasmo un cordiale saluto, e siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale che in cuor mio avrei voluto che fosse molto più ampia possibile, anche per potervi incontrare e poter esplicitare meglio quali sono le linee programmatiche del nostro, della nostra proposizione, della nostra venuta in campo. Intanto uno ossequioso omaggio alle vittime del lavoro che purtroppo hanno funestato la nostra terra. E vi inviterei a fare un applauso. Anche là, vedete, ci vuole un'attenzione maggiore. Una società civile si misura dalla capacità che ha di prevenire questi infortuni sul lavoro, che sono un dramma per le famiglie e per lo Stato. Il PDL chiude la campagna elettorale insieme all'MPA, alla destra e alla Democrazia Cristiana. Consentitemi, io vorrei fare qui pubblicamente un caloroso ringraziamento a questo gruppo di persone che mi hanno invitato il 21 maggio, dico il 21 maggio, saranno trascorsi 20 giorni, a intraprendere questa battaglia. Perché ho intrapreso questa battaglia? Perché, vedete, chi mi conosce sa all'amore che ho per questo paese, la dedizione, lo spirito di servizio, la voglia di mettere la mia persona per il riscatto di questa nostra zona. Noi oggi siamo in una zona paludosa da cui non si esce più se questo paese, questa collettività non ha questa voglia di riscatto, questa voglia di cambiamento, che non è un cambiamento che interessa Salvo Guglielmino, che non interessa Riccardo Messina, Sebastiano Giordano o l'onorevole Fabio Granata. Questo riscatto interessa voi soprattutto giovani, che dovete riprendere in mano le sorti di questo paese. Mi diceva qualcuno, un po' richiamando quella bellissima figura che trovate nel 33° canto dell'Inferno del sommo poeta, la nostra è stata una società ugolina, una società che si è mangiata i figli, che sta lasciando a questi nostri figli un paese senza speranza, un mondo senza speranza, in cui l'ambiente è totalmente dissacrato. Voi sapete le grandi problematiche mondiali dell'ambiente, voi sapete che tipo di paese c'è, un paese in cui i giovani non hanno la speranza nel futuro. I giovani debbono ritornare a riappropriarsi della propria identità. Vi fuggite dalle sirene, le sirene che parlano da questa piazza o parlano negli studi privati, non hanno niente da darvi, niente da garantirvi. Voi dovete ritornare ad essere quelli che siete, autentici promotori del vostro avvenire e del vostro futuro. E vi devo dire, in aggiunta un'altra cosa, ed è un monito che lancio a questo paese. Rifuggite anche da questi ascari. Avete dei validi candidati a consigliere provinciale. Rifuggite da quegli ascari che portano le candidature degli altri candidati fuori dal comune di Palazzo Lagrega. E ce ne sono tanti che assumono pretende e promesse. Non ci sarà nessuno al cui potete delegare le sorti di questo paese. Votate Giordano, Messina, Niglo, Zipirisco, chi vi pare, ma votate i palazzolesi perché sono gli unici che vi possono garantire una reale presenza in consiglio provinciale. Il tempo è breve perché anche voglio che
Fabio possa esplicitare le sue tesi, i convincimenti che lo hanno portato ad essere in questa squadra, di cui io lo dico con grande amore, con grande orgoglio. È un uomo che ci dà una carica impressionante, ci fa vedere un futuro più roseo, più bello, più pregnante, capace di dare a questo paese veramente quella spinta che si merita. Vedete il bilancio. Noi abbiamo un bilancio fallimentare. Forse voi non sapete che questa amministrazione che ci lascia ha fatto un po' come Ponzio Pilato, se ne lavate le mani. Tant'è che è stato nominato un commissario che andrà a redigere il bilancio del comune di Palazzo Varese. Queste cose te le dicono in piazza, no? Non te le dicono. Vi danno l'impressione di un paese perfetto, dolce, tranquillo, in cui la gente passeggia, non ha problemi, è tutta una leva psicologica, vi fa dormire bene. Poi quando voi vi trovate di fronte ai drammi quotidiani per portare avanti la vostra vita, le vostre difficoltà economiche, il vostro sostegno ai vostri figli, ma loro dove sono? Beati, nella scuola del palazzo, a tessere tutte le trame possibili e immaginabili per conservare il potere. Bene, vi dico una cosa, questo bilancio è fallimentare. Io la mattina mi sveglio e dico a qualche amico simpaticamente: la mia vittoria e la mia sconfitta. La mia vittoria e la mia sconfitta, perché credetemi, a me duole la testa a pensare di mettere mano in una situazione così precaria, terribilmente conflittuale, qual è quella del comune di Palazzolo. Ci saranno anni di lacrime e sangue, ma io credo di impostare un'azione di servizio in cui tagliare le spese superflue, le spese che vengono elargite a prebende, a vari progettisti, perché, non so, ad esempio progettino il museo Well. Lo sapete chi era Well? Well era un pittore che sulla scia di quelli che erano i grandi personaggi che percorrevano l'Italia alla fine del XVIII, all'inizio del XIX secolo, dipinse alcuni tratti dei nostri paesaggi architettonici. Ma dico, io penso che spendere una somma di 30.000 euro per progettare un fantomatico museo Well e poi pensare che sostanzialmente le strade del paese sono non sporche, ultra sporche, dico, ce ne passa. Bene, allora razionalizzazione della spesa, in primis. Taglio di tutte le spese superflue, perché io credo che questo paese deve economizzare, e deve economizzare per dare la possibilità ai cittadini di pagare meno tasse, di pagare meno tributi per la ristrutturazione urbana, di pagare meno tributi sull'acqua. E anche qui all'amico sindaco che esce dico solo una cosa: queste auto sono terribili, si sarebbe dovuto imporre fino all'estremo per non aderire a questi ambiti territoriali ottimali che sono uno spreco e non una risorsa, lo dice la Corte dei Conti recentemente. Ma una cosa vi devo dire, in quest'ottica sapete cosa abbiamo pensato, e fu una delle cose che io chiesi preliminarmente prima di accettare: noi non percepiremo nessuna indennità di carica, né per sindaco, né per assessore, né per presidente del consiglio, né per consigliere comunale. Creeremo un fondo che vada nella direzione del sostegno alle persone che già sono meno attenti, che hanno necessità, che vivono il dramma della quotidianità. Questo significa fare politica, e non lo dico con demagogia, lo dico perché è una azione di servizio, servizio nel senso cristiano del termine, perché chi ha questa formazione la porta ai più diversi livelli. Bene, ci sarebbero tante altre cose da dire, ad esempio penso ai disabili, alla creazione di una struttura dopo di noi, ma voi ci pensate a queste persone che sono diverse da noi, alla morte dei genitori dove andranno. Abbiamo pensato a questa struttura, al dopo di noi, una struttura che deve nascere, deve dare sostegno e solidarietà a chi ha avuto meno fortuna di noi in questa vita. E poi mi viene di pensare alla scuola, vado così, ambassando, la creazione di un polivalente in cui venga allocato il liceo classico, il liceo artistico, il stile pedagogico e linguistico, e nelle more andrà ad essere ubicato nell'ex industriale, là dove questi signori
vogliono piazzare la biblioteca, ma dove immaginate una biblioteca alla periferia del paese, non al centro, qua dove si vive, dove pulsa il cuore del paese. E tante altre cose che io mi ero appuntato, ma allora purtroppo volge, come dire, al tramonto, il poeta diceva al desio. E questo desio lo sapete qual è? Il desio che questo paese cambi. Io non lo so se Guglielmino è il migliore, non lo so se Guglielmino riuscirà ad assolvere i suoi impegni. Una cosa è certa, ho rinunciato a una parte pregnante della mia vita nel caso in cui si è eletto. Io faccio il medico, lo faccio con grande passione. Significherebbe ritagliare o sforbiciare parti estreme della mia attività professionale. Lo faccio perché credo in questo paese, lo voglio vivo, lo voglio cambiato, voglio che il territorio ritorni ad essere rispettato così come lo era stato tanti anni fa. Voglio che esca da questo portone che lo attanaglia. Ai giovani dico create questo momento di riscatto. Il 15 e 16 di giugno votatemi, perché io posso contribuire a questo grande sviluppo, a questo grande progresso, a un futuro migliore. Grazie. Guardate, soltanto qualche considerazione, perché vedete, ascoltando Salvatore Guglielmino ho avuto una grande soddisfazione. La soddisfazione di aver fatto una scelta questa sera, quella di non chiudere per la prima volta da quando faccio politica, e ahimè per me sono ormai molti anni, nonostante appaia forse un po' più giovane, mi illudo di apparire un po' più giovane di quello che realmente sono. Dopo tanti anni per la prima volta non ho chiuso una campagna elettorale importantissima, si vota per il comune capoluogo, si vota per la presidenza della provincia, nella nostra piazza Arcimede, perché ho ritenuto importante, fondamentale essere qui insieme a voi, insieme a questa squadra, insieme a questo progetto politico, perché qui si sta giocando qualcosa di molto importante, su un piano simbolico, su un piano sostanziale e su un piano politico. E dopo aver sentito Salvatore Guglielmino, sono felice di aver lasciato il mio amico candidato sindaco Marco Stella, che abbiamo sostenuto in un grande comizio, affollato un po' meno di questo, nonostante Augusto sia molto più grande, quindi anche questo è un grande segnale di partecipazione civile, di partecipazione civile di questa città. Ecco, l'unico appunto, io faccio a Riccardo Messina, all'amico che lo ha preceduto, a Salvatore Guglielmino, questo non è un paese, questa è una città, perché ha la storia, l'identità culturale, il patrimonio di una grande città, le cose, gli agglomerati delle persone non si misurano sul piano quantitativo, si misurano sul piano qualitativo, come la politica. Ho sentito qualcosa che da qui è stato blaterato contro me, contro Bufardesi. La politica non è parlare contro gli altri, la politica è proporre i propri progetti, dire cosa si vuole fare nella comunità, parlare in modo chiaro e aperto, e soprattutto, questo sì, dobbiamo dirlo, la politica è a far bene cose di interesse comune, interessarsi degli interessi diffusi, creare le condizioni per cui senza nessun bisogno di stare dietro la porta di nessun sindaco, di nessun assessore, di nessun personaggio che intraprenda la carriera politica si possa avere ciò che spetta attraverso il merito, attraverso la cultura, attraverso la preparazione. Allora guardate, quella di Palazzolo perché è una scelta fondamentale? Perché avete la fortuna di poter scegliere un uomo che ha una parola importante. Una parola importante è una qualità fondamentale. Non ha l'orgoglio di appartenere a questa città, ne ha la consapevolezza, perché l'orgoglio è qualcosa a volte di pericoloso, ci si riempie la bocca dell'orgoglio di essere siciliani senza poi mai occuparsi delle grandi questioni che riguardano la Sicilia, o dell'orgoglio di essere palazzolesi senza poi aver mai capito qual è la reale identità profonda di questa comunità. Allora, cos'era? Mentre che io sentivo, sempre un bellino, pensavo che la differenza fondamentale tra lui e gli altri candidati che per noi restano e sono, perché li conosciamo, loro sì, dei grand'uomini, gli altri candidati, un po' meno qualcuno che sta dietro, gli altri candidati, soprattutto uno dei due. Ecco, allora bisogna dire che Salvo Guglielmino ha la consapevolezza culturale del ruolo che dovrà svolgere, che è difficilissimo, perché deve ricostruire
un tessuto sociale, un'identità strappata, un senso di appartenenza, ma parte da un presupposto fondamentale che è la qualità innanzitutto di vita antropologica di questa città. Io lo voglio ricordare, questa è la prima città in Sicilia che ha detto no al racket delle estorsioni attraverso la rivolta dei propri cittadini, che dice no a qualsiasi forma di sovraffazione. Allora fate un ultimo sforzo, un gesto importante, rompete un'egemonia basata solo sulle promesse individuali, sui favori individuali, non se ne può più. Questa città può rinascere perché ha tutte le armi in regola per poterlo fare. E allora, Salvatore, l'ultima considerazione. Tu sei un uomo di profonda cultura e di grandi letture, si capisce subito. Io ascoltando ti pensavo a cosa è stata questa città, pensavo al professore Rovella, pensavo a Giuseppe Fava, pensavo ad Antonio Muccello. Cosa è stata questa città? Ma chi si ricorda più? Qui sembra che tutto sia annacquato, che tutto sia diventato qualche cosa che la memoria non ricorda più. Allora qui si può mettere in piedi un grande progetto che, partendo dalla consapevolezza culturale, rilanci tutta una serie di attività legate ai servizi, legate all'artigianato di qualità, legate all'agricoltura, legate a quelle che sono le straordinarie potenzialità del patrimonio culturale. Riaprendo il parco archeologico, c'è un impegno preciso, riaprendo 365 giorni l'anno, anche la notte, farlo diventare il cuore pulsante di questa comunità, rilanciando, cosa che abbiamo fatto. Guardate, in questi anni, nonostante la totale assenza di questa amministrazione in qualsiasi progetto comunitario, non hanno proposto né nulla. Abbiamo comunque rilanciato il museo, l'abbiamo restaurato, l'abbiamo riaperto, l'abbiamo ingrandito, abbiamo aperto una galleria di arte contemporanea, abbiamo fatto tutto questo perché credevamo in Palazzolo, senza avere un minimo di sponda da parte di questa amministrazione che, per fortuna, chiude un ciclo e lo deve chiudere per sempre. Adesso qui, Salvatore, si deve aprire una nuova fase. Io concludo su questo concetto. C'è un libro che io consiglio a tutti i giovani, numerosissimi giovani che affollano questa piazza stasera, e lo consiglio anche ai numerosissimi siciliani, ai numerosissimi abitanti e cittadini di Palazzolo. È un libro straordinario, è un libro che si chiama Pensiero Meridiano, l'ha scritto un importante professore meridionalista.